Carissimi pogonotomaniaci, bentornati, bentrovati sul canale di Pogonotomania. Oggi video inusuale di domenica per me. Sapete che domenica mi piace restare in modalità off, ma per il semplice motivo che ieri mattina ho passato una splendida mattinata a Monza con l'amico Gennaro. Abbiamo fatto un giretto a un bambino favoloso, bravissimo. E tornando al video di rasatura, ho intenzione di farvi vedere quello che ho utilizzato personalmente, privatamente in settimana, vale a dire il mio splendido Rex Ambassador utilizzato per rasature quotidiane. Quindi oggi ho una ricrescita di un giorno, quindi roba minima, direbbe Enzo Iannacci. Ebbene, il rasoio tarato a 0,5 è appunto utilizzato quotidianamente. Quindi penso di averlo testato abbastanza, lo andrò ad armare con una Shark e continuerò con questa esperienza della rasatura quotidiana. Poi sarà mia intenzione passare a uno step successivo dove magari lo proverò per un tempo maggiore su barba di 2-3 giorni, ovviamente con valori di gap più elevati. Quindi Shark. L'ho usata anche ieri la Shark, mi sono trovato decisamente bene. Vado ad armare il piccolino, quindi lametta inserita all'interno del coprilametta che si va ad incastrare perfettamente e avvitiamo il nottolino. Allora, come sapone, quello che ho usato tutta la settimana, vale a dire ProRaso linea rossa. Nuova formula e in tubo, sinceramente non l'avevo mai provata sul canale. Avevo utilizzato la nuova formula, ma la versione in ciotolina. Come pennello mi sono affidato a un sintetico. Aspettate prima di dire stupidate, è già successo, il mio HK. Quindi proprio un nocciolino di sapone, una mezza falangetta, dunque mi sciacquo il viso e faccio un po' di prebarba, applico un po' di prebarba. Aspettate che sposto l'allume qua a un macello, quindi bagnatina al viso, prebarba e poi partiamo con l'insaponatura. Torno subito. Ed eccomi qua. Ovviamente prebarba sempre linea rossa. Non ne metto un'esagerazione perché la pelle, anche con una rasatura quotidiana, con il rasoio tarato a dei valori così bassi, aspettate che ho dei punti ancora sulla gengiva, dicevo, non mi ricordo cosa stavo dicendo, metto poco prebarba perché potrei anche non metterlo, la pelle assolutamente non ha risentito della rasatura quotidiana, quindi riallacciandomi a domande di un antico passato, fra l'altro proposi anche un video. Certo, la rasatura quotidiana si può fare tranquillamente, ovviamente consiglierei di ricorrere a rasoi delicati, quindi senza doversi necessariamente massacrare il viso. Allora, nocciolino di sapone, andiamo a smuoverlo un po' all'interno del ciuffo. Quindi montaggio in viso. Non sto a risciacquarmi perché il viso è ancora umido. Scusate. Profumo del sapone classico, sandalo e burro di karité. Come ho detto più volte, secondo me è la più grassa delle ProRaso, fantastica con i primi freddi. Ok, e adesso andiamo ad aggiustare con l'acqua. Sono inzaccherato tutto.
Pennello che ho notato, o meglio, ho notato che la resa nel montaggio, quantomeno di questa ProRaso, è migliore col sintetico che non con il mio omegone che si mangia dei quantitativi pazzeschi di sapone. Dovrei provarla con altri maiali. Montaggio, oserei dire spettacolare. Ok. Mamma mia, è proprio una sciarpa, questa ProRaso. Quindi sciacquatina e partiamo con Rex Ambassador tarato a 0,5. Vediamo poi quali sono i passaggi che andrò ad affrontare. Non faccio ovviamente contropelo, ma ho attuato quelli che sono i miei passaggi studiati da una vita, che mi portano quantomeno personalmente a un risultato, oserei dire, molto buono. In genere ho fatto solo due passate, esattamente identiche. Allora, il rasoio è qualcosa di strepitoso, pesante, ok, ma oserei anche dire il giusto, e delicato, efficace, se per una rasatura quotidiana ovviamente sono inutili tutti gli altri settaggi, a mio modesto parere. Potremmo saldare la ghiera di regolazione a 0,5 e uscirebbero delle rasature perfette. E a questo punto mi ricollego al video di Dario di settimana scorsa, a sua volta preso dall'idea dell'amico di Marco Traverso, che ha riscoperto la funzionalità del Mercur Futur, tarato a settaggi molto bassi, che comunque dona rasature piacevoli. Perché parliamoci chiaro, quello che deve arrivare dalla rasatura è il piacere della rasatura stessa. Ok, primo passaggio andato, potrei anche accontentarmi, ma siccome tutta settimana di passaggi ne ho fatti due, proseguo, così abbiamo un'idea di quello che è successo durante questi giorni trascorsi. Quindi pennellino. E comunque un po' di sapone se lo mangia, eh. Allora qua. E noi lo recuperiamo. Una strizzata al pennello senza staccare il nodo, ovviamente. E abbiamo a disposizione un sapone medio-basso che nel caso in cui si sappia montare, comunque ci dona un'ottima insaponata. Bene, pronti via. Stesso identico passaggio di prima. L'unica differenza è in questa parte, prima sono sceso dall'alto verso il basso, ora risalgo, ma
In ogni caso, per me questo è un passaggio di pelo traverso, che la barba mi cresce lateralmente, quindi poco cambia. Ok. Ah, spettacolo. Avere una macchina che ti permetta di fare passaggi disinvolti. Senza stare a impazzire o preoccuparsi. Bene, molto delicato, è più delicato di Edwin Jagger, di forse qualsivoglia rasoio. Ok, bene, rasatura terminata, senza tagli, senza irritazioni, degna di nota. BBS ovviamente no, ma chi se ne frega, lo dico sempre. Quindi una sciacquatina, non passo nemmeno l'allume di rocca, vado direttamente di dopobarba. Ok, dopo barba ovviamente stessa linea, quindi tutta la linea rossa di ProRaso. Eccolo qui, lozione dopo barba, barbe dure. Profumazione che riprende quella del sapone, buona persistenza. A me piace particolarmente. Fa un po' fatica a trovarlo, anzi, praticamente non si trova nelle varie linee di Tigotà acqua e sapone, a differenza delle creme che sono reperibili almeno qui da noi. Quindi rasatura finita, io direi ottimo risultato. E parliamo un po' di questa rasatura, qual è il messaggio che vorrei passasse. Vabbè, intanto del rasoio ne ho già parlato, niente da dire. Lo devo provare ovviamente su barbe più lunghe, magari con una ricrescita di 3 giorni, a aperture di gap un pochino più elevate, per esempio a 3, 3 e mezzo, perché dicono che assomigli con l'apertura a 3, 3 e mezzo al Rex Envoy. Sinceramente mi spiace perché mi sto trovando veramente bene con questa tipologia di utilizzo, cioè la rasatura quotidiana con il rasoio delicato, bello, bellissimo, fatto bene, e che lascia una pelle senza tagli, senza irritazioni, e quasi mi spiace dover esagerare, cioè dare un colpettino d'acceleratore per vedere come si comporta, però ovviamente lo farò, lo devo fare per ragioni di video. Si è comportato bene con tutte le lamette che ho utilizzato, quindi ho provato Astra Verde, Astra Blu, le Shark, le Derby, le non mi ricordo, però comportamento della macchina perfetto con ogni lama. Sapone, cosa? Ecco, messaggio che vorrei andasse a trasparire dal video, o meglio i messaggi, quali sono? Intanto, vabbè, alla base ci può stare una rasatura quotidiana, sicuramente. Nel caso in cui debba essere una rasatura spensierata, utilizzate macchine che non abbiano livelli di aggressività particolari, soprattutto nel caso in cui foste agli inizi con l'utilizzo dei rasoi di sicurezza. Altro messaggio, anche con saponi dal valore più basso, comunque si riescono a ottenere ottimi montaggi, ottimi post rasatura. Logicamente bisogna prenderla a mano per farli rendere al meglio, ok?
Ultimo messaggio, non devo necessariamente, perché c'è sempre la solita domanda, non devo necessariamente arrivare al BBS. Io il BBS, sì, in alcuni punti ce l'ho, qua così ho il BBS, perché crescendomi in questa direzione, il pelo, quando il rasoio passa in diagonale qua sotto, è come se facesse, anzi è come si comporta in modo tale da effettuare un'azione di contropelo. Per il resto il BBS non ce l'ho. Nessuno può venirmi a dire che non mi sono fatto la barba, ok? Si vede benissimo, dovrebbe mettermi le mani in faccia e fare una roba di sto genere, gli morsi con le mani se mi dovesse mettere le mani in faccia. E lo dico. Sì, mi sono trovato bene anche con il mio pennellino sintetico, devo ammetterlo, praticissimo, lo ammolli qualche secondo prima della rasatura, perdonatemi lo sciacquo, è subito pronto, magari col maiale, nel caso in cui si utilizzasse quotidianamente, non ha senz'altro bisogno di essere ammollato tutta notte. Poi la caratteristica pazzesca è che dai due colpi di pennello ed è già asciutto. Dunque carissimi, queste sono state le mie considerazioni tonsorie, visto l'utilizzo quotidiano barra quotidiano esteso in tutta la settimana scorsa. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Prossimamente, magari non subito, proverò il Rex & Voy tarato a 3, quindi scusate, cancellate, rifaccio, proverò il Rex Ambassador tarato a 3 in modo che vada a simulare il Rex & Voy, con ovviamente una ricrescita un pochino più considerevole della barba, e vedremo quali saranno ovviamente le considerazioni. Un saluto a tutti, un abbraccione, auguro a tutti una splendida domenica, ci vediamo, speriamo, settimana prossima, perché sono un po' impegnato. Io vi ringrazio per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima. Ciao da Andrea e dal canale di Ippogonotomania. Ciao ragazzi, alla prossima. Fatti bravi.